funzioni. Guardi adesso. Allora, guardiamo come opera Stefano nelle sue funzioni del maggior impegno. Quanto al lavoro mio. Scopriamo cosa c'è dentro alle sue borse, alle sue valigie. Io capisco che è complicato. Bastia che roba! Ma chi l'ha lavorato bon? Beh, scusa, ma cos'è che dovete fare i cai? No, quelli lì sono per i molari. Va benissimo. E poi si. Che da fare del carrozzerei? No, per i cerotti. È per la chirurgia plastica. I colori dei cerotti. Fammi vedere, ma potrebbe andare bene. Io parlo del carrozzerei. Benissimo. I guazzi si mette a fare. Gli esplorazioni rettali. Esatto. C'è scritto anche Biagini Stefano sopra. E qua? Che cos'è? Questo qui è per i cristi. Un attimo, che proviamo. Facciamo vedere. Un attimo, si giri. Ma che sei? E che chi è da pitturare? Questo qui è per, diciamo, spolpire. È la cassetta attrezzi dell'infermiere, guarda. Poi? La leita, stai portando. Questo qui no. Questo qui è per vedere. Esatto. Questo si usa in urologia. Pic, indolore. Sì, indolore. Cosa? Che so che è? Ah, la botta è già. Guardiamo sotto. Vacca, poi con tutti i miei attrezzi. No, ragazzi, ma guardate. La mascherina? No, si può mettere in giro queste cose. Insomma, sono private. È il nastro da carosea. Sì, esatto. Questo qui è il tapping neuromuscolare. Nuovo tapping neuromuscolare. Che cosa introduce? Questo qua è cuciture, fare cuciture. I punti di sutura. Fa di cugino. I punti di sutura. Questo viene. Ho un flebo. Questo qua viene collegato, si può a doppia funzione di collegare, gira così. E poi? Aspetta, ma che hai detto porco? Paraglionci! Sai che fa il pedicure, lei cosa fa? Esatto. Fa i calli? No, fammi vedere. Che lavoro questa che carta igienica? Beh, e questi che? Ah, quello per cavalli cai. No, questo qui è per sistemare per i calli. Per i menischi. Questo qua si prende così. E salutate, tanto firmino. Che c'è? Il cerottino. Ma che è la dente al cerotto? Posso avvirare? Gli chiede a Stefano. Dio, altro tipo di tapping neuromuscolare. Questo qua sono per le persone obese, vedete, quindi per Ancio andrebbe bene. Questa qua è la trappola per diabetici. Stringi e apri. Stringi e apri, va bene. Questo è 3x2. Dio, bello, ma ti attrescia da Dio. Questo è quello. Vai l'alcol, dai, ti vuole un po' d'alcol. Ogni tanto il peso, no? C'è alcol là? Questo è l'intervento dell'Ikea. Questi sono interventi di alta chirurgia, ragazzi. Spero che sia un salame da tagliare, se no. E la dente? Che c'è? Wow! Dolci si in fondo alla carta igienica. Questo qua, alla fine dell'intervento, uno si assume in questo modo. Sì. Per momenti molto intimi. Io bel Stefano. Ma che bella borsa. Finalmente abbiamo scoperto cosa tieni dentro le tue valigie. Esatto. Questa cos'è? Questa la quinta? La sesta? No, questa è la quarta. Questa serve esclusivamente per quando vengo a Milano. Cioè, ma abbiamo visto che l'hai anche firmata, fai vedere, no? Io dietro. Dove era l'autenticità? Vediamo. Stefano Biagini, identica. Ma che carata, beh. Sì, adesso volete metterla via, per favore? Sono i miei segreti personali. Metto tutti in ordine, non è? Continua. Lo so, Stefano. Ah, poi prova a aprire anche lì, vedere cosa c'è lì dentro. E va. Con le pile dei scompartimenti. Cosa c'è? Ecco cosa usa fare le punture. Ho pulito gli orecchi, cosa? Vai, pulisci. Metti il glasco. Io. Oh, vecchio lecchino.
Cos'è? Perché le chiudi? Cos'è? No, no, no. Cos'è? Crovelli! Al mettere il crovelli! Sì, metto i crovelli. Questo qua, allora vi faccio misurare. Questo qua è per misurare. No, fermo! Fai che la tua vetta la bella al meter, se per me. Primo, prima dell'intervento, così. Dopo l'intervento, così. Madonna! Che scemo! Ti va? Attrezzato, non c'è niente da dire. No, che niente a dire. È un pronto, è un pronto soccorso efficace, complimenti. Sì, non me l'aspettavo neanche io, non me l'aspettavo. Beh, metti in ordine la tua roba per piacere, se ordine. Perché dovere? Dai Stefano che andiamo. Vai, vai. Che c'è, era bellissimo sott'acqua. Fantastico, da soli, era bellissimo, su Marte, yeah. Era fantastico, il disco, yeah. Il Chocaback. Scusi Stefano, Stefano, ma noi abbiamo visto che lei su Playvolley è stato intervistato in una trasferta. Esatto. Esatto. Come seconda professione io faccio l'intervistato, non l'intervistato, l'intervistato. Ma se lei ha fatto tutto da solo? No, io voglio dire, è Paderni che mi stimola a fare queste performance tutte le volte che ci vediamo in palestra. E devo a lui tutto il mio successo. Ma scusi, io vorrei sapere una cosa, perché si stanno un po' tutti chiedendo, ma il rat che cosa fa nella pallavolo? Il rat o non è il rat? Questo è il problema. Ma è vero che lei porta il cestino della merenda alle trasferte? Sì, è vero. Io ho anche questa funzione. Io sono il Biancaneve della situazione. Ed è vero, sì. Nel cestino ci sono tutte delle delizie che purtroppo noi non possiamo... Sei la mela cattiva. Dicono che sei la mela cattiva. Ma le mele cattive? Era bellissimo. Senti qua che canzone che c'è. Cominciamo a scaricare le borse. Ti ci vuole un familiare, ti ci vuole. Dunque, cosa sono? La borsa numero uno va... Un attimo. Lì. Borsa numero due. Presente. La carichiamo. Max, per favore, mi prendi la borsa numero due e la porti su al numero 5. Fare alla svelta. Avanti! Alessandro? Benissimo! Borsa numero 5! E il sedile numero 7! Avanti! Avanti! Facciamo Stefano! Stefano! Hai perso della roba, oh! Oh yeah! Sono Stefano! Sono quelli che hai ordinato il collo delle querce? Attina da niente! Fai passare
passare per favore. Mille sederti lì. Ma secondo te? La fetta anche a passare? Grande, grande. Mediti la cintura, eh? Guarda la cintura, dov'è la cintura? Anche mia la cintura. Dammi la cintura, conta. Anche mia la cintura. Anche mia la cintura, cambi posto allora. Mi fuori, trovi il bidone. È il biberon per farlo dormire. C'è il biberon, che metti in bocca. È il mio. Manca. Ha mangiato il pannello. No, è partito. Respira il fondo. Signori e signori, buongiorno, siamo tutti pronti per la partenza per Casale Monferrato qui dallo stabilimento di Croegli. La scommessa del giorno è la seguente: quanto ci metterà Stefano Biagini ad addormentarsi? Oh, allora, voi due. Allora, un parere, la scommessa del giorno, quanto ci metterà Stefano ad addormentarsi oggi? 32 secondi. 3 minuti. 3 minuti. Esatto. Bene. Sentiamo l'autista che è un esperto del settore. 32 secondi. 32 secondi secondo lei. Benissimo. Passiamo oltre. Benissimo. Sentiamo anche una persona importante. Quanto ci metterà Biagini ad addormentarsi oggi al pullman? Prima dopo 3 minuti e mezzo. 3 minuti e mezzo. Siamo già su una via di mezzo. Verso uno dei dirigenti. Secondo lei Biagini quanto impiegherà ad addormentarsi? Bene. Dire la banana o se non è la banana? Se è la banana ci mette 20 secondi. Perfetto. E se la banana non ce l'ha ci mette 35 secondi. 35 secondi, perfetto. Chiediamo un parere anche al presidente. Persona illustre. Quanto ci metterà Biagini ad addormentarsi? Prima o dopo il casello di Reggio? Appena un po' dopo. Appena un po' dopo, quindi qualche minuto in più. Sorpresa. Signore e signori, stiamo per entrare in autostrada, siamo al casello di Canossa Campegine, sono passati 10 minuti dalla partenza, però già dopo 6 minuti Biagini era dietro addormentarsi. Andiamo a controllare le sue condizioni attuali. Si arretta col scivola, fa finta. Allora glielo prendo, glielo, però se non pallonetto. Effettivamente continua a dormire. Schiacciato. Anzi, delira. Dai, cambia. Pallonetto. Grande, che bella battuta. Abbiamo già vinto. Siamo il casello, Stefano. Siamo appena partiti. Porca vacca, buia. Abbiamo ancora 3 ore prima della partita. O 4. Niente, beh, io ero già un po'. Cioè, non c'è più disimato nella partita. Torno indietro.